presso l'Istituto IS di Diamante, un istituto di istruzione superiore che abbraccia diversi indirizzi. Vorrei innanzitutto portare il saluto del dirigente scolastico, il dottor Giancarlo Florio, assente per motivi istituzionali in questo momento, e allo stesso tempo vorrei ringraziare i partecipanti, in primis il sindaco di Buonvicino, il dottor Biondi, che è qui con noi, e anche il sindaco di Diamante e il dottor Di Pasqua, che è il dirigente della scuola media sia di Buonvicino che di Diamante, i quali hanno dato l'adesione, ecco, a questa manifestazione per noi molto importante, e credo sia stata anche apprezzata dal territorio. Gli eventi di questa mattina sono collegati ad una esperienza di concorso gastronomico, lo chef per un giorno. Abbiamo scelto questo tipo di evento anche per valorizzare gli indirizzi della nostra scuola. Il settore alberghiero e il turismo, l'ospitalità alberghiera, come dicevo, ma anche per quanto riguarda il settore tecnico, il SIA, cioè i sistemi informatici aziendali, in quanto i ragazzi hanno voluto curare la grafica di questi eventi che la scuola ha organizzato sin dall'inizio dell'anno scolastico. L'altro indirizzo a cui siamo veramente affezionati è l'indirizzo del geometra, che si occupa essenzialmente dei rilievi e anche della fattibilità di alcuni nostri progetti. Oltre a questo indirizzo dobbiamo anche sottolineare la presenza quest'anno del socio sanitario, che è stata una richiesta da parte del territorio, e ringraziamo anche le forze politiche, cioè il sindaco in primis, che ha chiaramente collaborato con la scuola affinché questo nostro progetto potesse realizzarsi. Oltre al socio sanitario avremo il corso serale, poiché molti adulti del territorio ci hanno chiesto la possibilità di ottenere un diploma di alberghiero, proprio perché risulta spendibile nel mondo del lavoro. Certamente dall'anno prossimo avremo l'Istituto Tecnico Agrario, che è stato accorpato al nostro istituto, il Tecnico Agrario, che ha sede a Cirella, laddove si ha intenzione la scuola, ma anche il territorio chiede fermamente la possibilità di rivalorizzare quello che era il convitto e tutte le strutture annesse di Cirella. Siamo chiaramente gli utenti potranno gli utenti, il territorio stesso potrà usufruire, ecco, sia del convitto che del semiconvitto, quale struttura di Cirella, una struttura che deve essere chiaramente valorizzata proprio per quel che rappresenta in termini di economia, o meglio di valore aggiunto alla nostra scuola. Ritorniamo al nostro evento e chef per un giorno, cedendo la parola qui alla professoressa Fabiani, che ha curato l'aspetto dell'alternanza scuola-lavoro, e il professore chef Greco Giuseppe, che è chiaramente il nostro specialista del settore. Siamo qui in presenza della giuria, che vorrei un attimo presentare prima di cedere la parola alla professoressa. Abbiamo qui la signorina Ricca, Angela. Di quale classe? Quinto B, sì. Io mi chiamo Goro Galarin, faccio parte della quinta Eno dell'anno gastronomia. Ok,
Ringrazio tutti e cedo la parola a Stella. Va bene, grazie. Appunto, sono Stella Fabiani e sono come componente di questa giuria, in quanto mi sono occupata di questo progetto, come diceva già la vicepresidente, la professoressa Colaiacovo, per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro. Non mi dilungherò molto perché in effetti siamo tutti quanti desiderosi di premiare questi piatti meravigliosi che stamattina sono stati elaborati nelle nostre cucine, però prima di passare alla cerimonia di premiazione vorrei ringraziare davvero con tutto il cuore molto affettuosamente innanzitutto le colleghe della funzione strumentale orientamento, che in realtà sono state loro che hanno curato questo progetto, Maria Calonico, Cecilia Corcione e anche la professoressa Cupello. Ringraziare poi tutti gli alunni che ovviamente hanno dato il loro contributo e che sono stati molto seguiti dai professori, il professore Greco e anche il professore Giglio, e in modo particolare poi ovviamente gli alunni e i colleghi della scuola media di Diamante e di Buonvicino che stamattina noi appunto premiamo. Sono stati davvero, hanno aderito a questo progetto con grande entusiasmo e questo mi ha fatto piacere perché, come diceva già la professoressa Colaiacovo, questo progetto è soprattutto e prima di tutto un progetto di storia del territorio. Ecco, noi cerchiamo di valorizzare la storia del territorio utilizzando i prodotti gastronomici che identificano il nostro territorio, come il cedro, il chiarello di Cirella, il peperoncino. Stamattina abbiamo avuto anche qui che ci ha fatto visita il presidente dell'Accademia del Peperoncino, Enzo Monaco, e che ci ha detto che inserirà la ricetta che ha vinto questo concorso, la inserirà in un ricettario appunto per quel che riguarda il cedro. Quindi diciamo siamo veramente soddisfatti di come è andata questa manifestazione e noi sappiamo che in effetti il cibo, la gastronomia è sicuramente un fattore importante di un territorio, identifica la storia di un territorio ma promuove anche sviluppo economico soprattutto per quanto riguarda il turismo. Se voleva aggiungere qualcosa il professore Greco, il nostro chef. Giusto due parole. Un grazie soprattutto ai ragazzi che sono qua presenti, perché senza di loro oggi noi non avremmo potuto fare nulla. Diciamo che loro sono il nostro futuro sul territorio, sono loro che sono alla ricerca, come abbiamo visto oggi con questi piatti, del passato e riproporli magari in modo diverso. Bravi, sono stati bravissimi in cucina e sono dimesticati abbastanza bene. Con questo di nuovo grazie a tutti quanti. Passiamo la parola. Allora, passiamo la parola al sindaco che... Il sindaco di Buonvicino, con il quale noi abbiamo già collaborato per quel che riguarda la bellissima manifestazione Rapsodia di autunno e che oggi noi ringraziamo perché è venuto a premiare, tutto orgoglioso sindaco perché Buonvicino è andato anche molto bene, no, in questo concorso. Va bene, passo un attimo la parola al sindaco. Bene, grazie a tutti voi, grazie di avermi invitato e grazie che partecipo con grande entusiasmo perché poi, come dire, l'enogastronomia, la gastronomia, dice bene Stella, che può essere il volano economico dello sviluppo anche del territorio. Poi Buonvicino diciamo che ha una scuola così naturale, che ci sono tanti bravi gastronomi che come dire, fanno proprio da traino proprio sul territorio, a partire dal professore Greco a tanti altri suoi colleghi. E diciamo che noi siamo anche in questi, facciamo una manifestazione gastronomica dedicata a questo famoso gastronomo Ippolito Cavalcanti, la facciamo ogni anno proprio per rivalutare e riscoprire i piatti di una volta. E quindi è un piacere partecipare a queste manifestazioni, in questa bellissima struttura, con questi bellissimi ragazzi così bravi, e mi fa piacere che Buonvicino, insieme anche agli altri ragazzi e degli altri comuni, partecipino e che hanno, come dire, che hanno quel successo che meritano, perché poi nella cucina ci vuole tanta passione. Io sono rovinato perché io non so proprio cucinare, quindi in caso di fame devo fare un corso serale, sì, e forse sì. Però sono appassionato così, perché poi i buoni piatti fanno scoprire la nostra storia e le nostre tradizioni. Quindi grazie di avermi invitato e grazie anche ai professori per l'ottimo lavoro che fanno, agli insegnanti, perché anche questo, io dico che la gastronomia può essere veramente il valore aggiunto alle nostre tradizioni e al nostro territorio, perché il futuro lo possiamo individuare in queste cose, che può portare soprattutto occupazione. Quindi grazie e buon lavoro.
Allora, chiamiamo qui per la premiazione Angelo Condatore, accompagnato dalle sue docenti, la professoressa Mariella Trifiglio, che funziona e orientamento, si occupa dell'orientamento alla scuola media di Diamante, e la professoressa d'italiano Posteraro, che è la docente di italiano. Il ragazzo si è classificato terzo, soprattutto per quel che riguarda la valorizzazione dei prodotti del territorio. Infatti il suo piatto è uno splendido dolce pan di stelle al chiarello di Cirella, e anche per il gusto e l'armonia dei sapori. Ho dimenticato di dire la scuola media di Diamante, comunque. Va bene, un ringraziamento quindi alle docenti. Allora, la consegna la farà il sindaco di Buonvicino. Questa è la medaglia. Complimenti ed auguri soprattutto per il tuo futuro. Va bene, ok. Allora, adesso invece il secondo classificato. Per quanto riguarda il piatto, è un piatto tradizionale, tipico della nostra tradizione, la scuola media di Buonvicino. Un piatto tipico, tradizionale, il pancotto alla vomicinara. L'ho pronunciato giusto, sindaco? Allora, ditemi voi i vostri nomi. Felice Antonella. Tierro Michela. Teresa Giulia Copio. Perrone Eugenio. C'è la professoressa Emilia Amoroso, la docente di italiano e di storia. Quindi secondo classificato, la terza media seconda media della scuola di Buonvicino. Anche in questo caso valorizzazione dei prodotti del territorio, gusto e armonia dei sapori, e anche illustrazione della ricetta, perché la ricetta è stata accompagnata da una scheda storica che è stata molto interessante. Ringraziamo anche la professoressa, perché sicuramente avrà seguito lei i ragazzi. La ricetta vincitrice, chiamiamo qui più vicino la professoressa Emilia Amoroso, perché adesso vorrei che ci dicesse proprio lei qualcosa su questa ricetta. Vincitrice, diciamo innanzitutto quali sono stati i motivi per cui la ricetta ha vinto. Originalità e creatività, valorizzazione dei prodotti del territorio, illustrazione della ricetta, presentazione scenografica del piatto, perché la professoressa e gli alunni hanno curato anche molto questo aspetto, e gusto e armonia dei sapori. Grazie, buongiorno a tutti. Come al solito Stella è sempre troppo buona. Dunque, quando ci è stato proposto questo progetto, io sono stata veramente felicissima, e questa mia felicità è stata altamente condivisa dai miei alunni, sia di terza che di seconda, e di tutta la scuola media di Buonvicino, perché proprio loro la tradizione culinaria ce l'hanno nel sangue, e veramente loro tutti i giorni si confrontano con queste specialità, con questi gusti tipici del territorio. Allora abbiamo puntato sul bianco del cedro perché è poco utilizzato, soprattutto nei primi piatti. Di solito si usa nelle marmellate, nei dolci, però oltre all'apporto è un importante antiossidante, fa molto bene. Allora ci abbiamo studiato un attimino. A me è venuto in mente, anche senza sapere quali potessero essere i prodotti tipici, mi è venuto in mente questo bianco di cedro, perché pensavo che il peperoncino lo utilizzassero magari sul territorio di Diamante, perché giustamente lì è molto più diffuso. E abbiamo, insieme agli alunni a scuola, abbiamo fatto un'ora proprio solo per questo, un'ora didattica proprio solo per questo, è vero ragazzi? Abbiamo parlato di questo bianco del cedro, abbiamo cercato di mettere su anche gli altri ingredienti, in modo che, ecco, il gusto amaro del cedro potesse benissimo confondersi ed amalgamarsi con il gusto dolce del peperone secco e di quello brusco sopra, e con un formaggio che sposa molto bene il camoscio d'oro in questo caso, sia per quanto riguarda la solidità del piatto che per quanto riguarda la dolcezza. Ecco, io sono molto contenta che sia del risultato, e veramente un grazie ai miei alunni, perché sono veramente straordinari, e grazie anche a voi tutti. Grazie, arrivederci. Siamo la professoressa Amoroso. Professore Greco, come sono stati questi piatti? È il punto di vista di un professionista. Abbiamo capito che dal punto di vista storico sono stati sicuramente, diciamo, rilevanti, e dal punto di vista proprio strettamente culinario?
culinario, c'è da dire, come dicevo prima, che sono stati bravissimi, perché non è facile oggi fare l'accostamento degli ingredienti tra di loro. Poi la novità del bianco di cedro, diciamo che è veramente qualcosa che risalta ed è qualcosa che veramente è da proporre nella gastronomia. Bravi ragazzi, bravi chi li ha guidati. Benissimo, grazie. Allora il sindaco di Buonvicino adesso premia i ragazzi vincitori. Come vi chiamate? Domenico. Ilenia. Camilla. Auguriamo ogni bene a questi ragazzi anche per il loro futuro da chef, no? Mi sembra che per voi il chef non sarà solo per un giorno, questo è il vostro desiderio. Resteranno con voi e mi auguro che mi invitiate qualche volta. Senz'altro, senz'altro. L'anno prossimo loro saranno dall'altra parte della barricata per chef per un giorno, saranno nella giuria. Benissimo, grazie a tutti, grazie anche al professore Pagano. E a Tele Diamante, che è sempre presente negli appuntamenti culturali e sociali del nostro territorio. Grazie veramente, professore Pagano.